c'era confusione. Intanto la scuola di giardini ci ha ritrovato immediatamente. Credo che la differenza sia stata la partita è stata abbastanza chiara. Lui ha giocato con una fisicità, un atletismo e con energia nervosa molto più di noi. Adesso di ogni aspetto tecnico-tattico, siamo partiti veramente privi di energie, abbiamo preso 27 punti in un quarto, abbiamo avuto una reazione di grande vigore nel secondo quarto, spremendo tutto ciò che avevamo, siamo ritornati pari e poi siamo ricalati in un anonimato fisico, atletico, dove Brindisi ci ha dominato sul punto di vista proprio di energia. Spiace perché abbiamo fatto 10 tiri più di loro, quindi abbiamo provato a farne tutto, però veramente con poca precisione e con poca rabbia, soprattutto a livello difensivo, nel tenere uno contro uno. Non credo che sia tanto altro da dire sotto un aspetto tecnico-tattico. Abbiamo provato a fare della zona, ma anche qui siamo stati abbastanza soft. Ecco, forse mi recrimino il fatto che potevo giocare magari tanti minuti alla fine, togliendo assolutamente in lungo, andare tutto a campo con quattro piccoli, per provare a dare un pochino più di energia su tutto il campo. Però la verità è che loro sono stati più reattivi di noi ognuno contro uno, più reattivi di noi al rimbalzo, più reattivi di noi nelle uscite, nelle energie, e quindi hanno meritato la vittoria. Coach, posso farle una domanda? Giuseppe Mazzoni, Gazzetta dello Sport. Ma immagino che lei non cerchi delle scuse. Può aver dipeso nel questo calo di energie, il ciclo di partite che avete avuto nell'ultimo periodo? Beh, uno le pensa tutte, è chiaro che siamo in giro da lunedì da Bologna in viaggio, però questo abbiamo perso di un punto a Ostende giocando una partita dura, molto, molto fisica, dobbiamo venire qua a giocare con un'attenzione e una ferocia maggiore, quindi questo è il nostro campionato, ci dobbiamo adeguare, poi è chiaro che mi sembra abbastanza così ovvio di quello che ha detto anche l'anno scorso, cioè che a fine giorno d'andata delle squadre che avevano fatto la Coppa, alla fine era solo Avellino e Milano dentro le Final Eight e le altre avevano perso molto il passo, però questo non deve essere una giustificazione, perché poi alla fine abbiamo scelto noi di fare le Coppe, siamo primi nel nostro girone, abbiamo fatto anche partite di altissimo livello, sia fisico che tecnico, e oggi bisogna mettere più che qualche pressione tattica, un pochino più di attenzione proprio su uno contro uno difensivo, sulla reattività, anche sulla voglia di sporcarsi un po' di più. Grazie. Passi in fretta. Vabbè, buonasera a tutti. Vabbè, sicuramente commento una grande prestazione oggi di una squadra che avevo visto in questi giorni, sinceramente credo che c'era molta volontà di reagire sia alle sconfitte e sia all'infortunio di Wes, a cui la squadra dedica questa performance, e quindi devo dare atto ai giocatori, sono stati veramente bravi in un momento di grande difficoltà e anche un po' di spaesamento, anche perché il ruolo ricoperto da Wes è chiaramente un ruolo cruciale, quindi dovevamo, ognuno dei miei doveva dare qualcosina in più, soprattutto i veterani, in una partita così importante, così difficile come quella di oggi, e l'hanno fatto, insomma, quindi poi ognuno ha portato il suo mattoncino anche nei momenti di grande difficoltà, magari c'è stato qualche volta un pochino di confusione, a questo servono i playmaker di solito, insomma, però poi non
non c'è stato mai lo smarrimento, come un po' di confusione sì, ma mai, mai lo smarrimento, quindi penso che abbiamo vinto con merito assolutamente questa partita, e adesso dobbiamo recuperare velocemente le energie, insomma, perché gli impegni sono abbastanza ravvicinati. Coach, ti aspettavo un Felix così? Beh, un po' sì, perché è chiaro che quello che avevamo visto fino adesso non era proprio il Banks al 100% che conosciamo, no? E oggi lui ha interpretato magistralmente il ruolo di quello che deve portarsi sulle spalle i compagni, o comunque indicare in qualche modo, adesso non messianicamente, ma insomma indicare un po' la strada agli altri, mettere un po' di sicurezza. E quando l'abbiamo cercato, devo dire che da lui e da Jeremy abbiamo avuto molto di questo, di questa sostanza di cui parlavo prima, insomma, quindi sono molto contento che lui abbia giocato una buona partita, perché ci teneva tanto, è serio, insomma, come anche gli altri, per carità, insomma, però qualche volta per lui magari le performance non sono state pari alle, alle prime che ci mette in allenamento, quindi oggi è stato il vero capitano in campo, insomma, abbiamo visto. Anche okay, bravo. Sì, sì, no, ma devo dire tutti quanti, perché sennò cioè tutti quelli che sono entrati, e anche chi magari non ha giocato, ha giocato molto poco, è stato importante, bravo rimbalzi, bravo per i rimbalzi, ma non solo, Gaffney per la difesa che ha fatto, è un giocatore qualche volta magari può, come dire, si nota di più quando fa l'errore o quando c'ha le titubanze che non quello che fa veramente per la squadra. Invece lui è stato fondamentale difensivamente, è stato bravissimo non solo con Baie, ma di difesa di squadra, insomma, di presenza sui due lati del campo, quindi insomma, e poi dietro gli altri, Polaschini, Zanelli, è stato molto bravo anche lui, insomma, cioè, ognuno deve metterci il suo, per giocare contro una squadra così che qui manca Martin, ma sembra praticamente non accorgersene fondamentalmente, no? Abbiamo visto che tanti giocatori che hanno, e quindi oggi era una partita, poi ho letto che loro sono venuti con intenti molto, giustamente, molto, molto bellicosi, sportivamente bellicosi, no? In vista per i loro traguardi, e insomma oggi sono molto contento che abbia trovato la risposta adeguata da parte nostra. Basta per stare. No, la domanda di Vito. Dico. Mercato domani è festa. No, no, mi risulta che sia domani. Vabbè, è chiuso. Adesso lei mercato si prende tutto il tempo che ha. Queste 6 ore di tempo a disposizione. Al di là del fatto che è impossibile che arrivi questa notte il nuovo giocatore. No, ma al di là di questo, sì. Dopo la partita che sì. C'è stata oggi, dopo la reazione della squadra, immagino sì. Che lei abbia visto anche Zanelli con un po' più di responsabilità, Moraschini che ha potuto fare il suo, eccetera. Quanto tempo vi prendete adesso per decidere? Ma il presidente prima della partita ha parlato ai giocatori motivandoli nel verso giusto, parlando anche di questo aspetto qua. È chiaro che io sono convinto e ho martellato e martello, perché i miei giocatori, anche in vista del prossimo impegno, come dire, che nel breve periodo una squadra deve sapere supportare un'assenza anche importante. Cioè, l'abbiamo perso con Reggio Emilia poco tempo fa, l'Emilia senza americani, no? Per dire. Perché una squadra tira fuori magari qualche risorsa in più, c'è più concentrazione, uno sa che gioca di più per responsabilità, c'è una serie di cose che vengono messe assieme, per cui una squadra seria, come io ritengo sinceramente sia di miei, anche quando perdiamo, non solo per quello che abbiamo vinto, una squadra seria deve sapere supportare anche le assenze. È chiaro anche che nel lungo periodo questo diventa difficile, perché chiaramente non si può sempre stare in su con rotazioni corte, poi magari uno ha un altro problema, insomma diventa un pochettino, no, quindi nel lungo periodo il provvedimento verrà preso. Adesso nei prossimi giorni sapremo meglio l'entità, come dire, del tempo, no? Di cui West avrà bisogno, che comunque non sarà brevissimo,
e quindi anche in base a quello vediamo un po', cioè, certamente ci stiamo muovendo. Simone non è qui perché Las Vegas ha lo showcase, non a giocare al casino, almeno spero per lui, no, è lo showcase, e voglio dire, stiamo monitorando, perché è chiaro che nel lungo periodo la squadra avrà bisogno di un sostegno, insomma. Però tanto queste partite qua, come dire, sappiamo già che non ce l'abbiamo, quindi appunto, come dire, sta là a pensare, si fa come abbiamo fatto oggi molto bene con quelli che ci sono. Un'altra curiosità poi la però no, non c'è problema. Adesso, visto che avete iniziato il campionato con Clark, che ha alcune caratteristiche, con rookie eccetera eccetera, dovendo scegliere, ne punterebbe, perché immagino che lei sappia che cosa serve alla sua squadra. No, sì, ma non posso rispondere in questa maniera qua, perché anzitutto siamo nel corso del campionato, quindi voglio dire, il giocatore ideale, come dire, meglio lasciare stare, bisogna fare il contrario, bisogna vedere chi è disponibile, se ne vale la pena, se ha un senso, chiaramente tecnico, perché non è che abbiamo, cioè, se a luglio ci sono 100 opzioni, adesso ce ne sono 5, non so, non è che si va in tanto con il giocatore, magari uno è fermo, uno forse lo manda via perché non prende i soldi dalla Turchia, sono due situazioni un po' così, però sono poche, capito? Quindi cercheremo con lo sport supplettivo che il club sta pensando di fare, ripeto, guardando a lungo periodo, di vedere qual è il giocatore migliore possibile che possa aiutare questa squadra a continuare il campionato a migliore di noi. Ok, intanto buon Natale, poi ci vediamo subito dopo, però buon Natale a tutti, grazie a voi.